cioè teorico dei due Karl, no? Karl Marx e Karl. C'è il tentativo di far stare insieme, il tentativo di uscitissimo, perché è giusto, perché è nelle cose, di far stare insieme il sapere della contraddizione, cioè il pensiero dialettico, insomma, e il sapere del negativo, cioè di una negazione non dialettizzata, cioè del politico. Il politico è una negazione, è una negatività non dialettizzata. E allora, il politico lo si può chiamare anche libertà, basta che ci intendiamo. Se noi parliamo di libertà come energia di un soggetto, che sia un soggetto singolo, che sia un soggetto collettivo, allora questa energia è un'energia come tale espansiva e polemica. Ed è esattamente il marchio distintivo della modernità. Cioè questa cosa non era nota, non c'erano le condizioni storiche e intellettuali perché si manifestasse su larga scala la libertà. Prima della cesura che ha la modernità, che è il 1600. Allora, lì c'è la libertà, con l'eccezione ovvia di Machiavelli, che però fa soltanto esplodere un mondo, non è nemmeno interessato a ricostruirlo. Insomma, la libertà è moderna, certo, ma la libertà come energia, cioè come polemica, cioè come mancanza di ordine, deliberata assunzione della impossibilità di stare al proprio posto perché non ci sono posti. Beh, è un'energia che può manifestarsi in vari modi, può essere la rivoluzione, cioè proprio lo sconvolgere un ordinamento, può essere il capitalismo. Bene, se è capitalismo, e la libertà nasce ambigua per questo, perché è un'energia che ha al tempo stesso la tendenza a spegnersi come energia, cioè a oggettivarsi, cioè a diventare proprietà, che è una tendenza importante. Per cui spendere tutta la propria energia per accumulare vuol dire rivoluzionare un po' e però cementificare molto, cioè bloccare. Allora, questo libro è un libro contro la libertà, non in generale, è contro la libertà trasformata in diritto di proprietà, come attributo essenziale di un soggetto che non è nemmeno un soggetto, se non nel senso etimologico di associazione. Un soggetto che è un individuo al quale, come al gioco di Monopoli, che forse conoscete, viene dato una dotazione iniziale di beni e gli si dice, guarda, tu di questa dotazione iniziale puoi fare quello che ti pare. L'unico obbligo che hai è giocare a questo gioco. Puoi perdere rovinosamente, puoi vincere selvaggiamente, quello che non fare è non giocare. Sei libero. Come mi diceva un importante studioso di Hegel e di Nietzsche spagnoli, Felix Buch, che è anziano di me, dice, si era iscritto all'università di filosofia a Madrid negli anni 50. Nel 50 a Madrid. Cioè, mi accorsero dicendo qui vige la più grande libertà. Puoi essere tomista, agostinista, scottista. Fai tu. La libertà del capitalismo è questo. Poi non ti dico neanche puoi essere, perché in realtà ti dicono raccontaci come sei nato, raccontaci quanto hai ereditato dai tuoi genitori, perché non è neanche la distribuzione originaria di beni. Queste sono le fantasie dei liberal normativisti che dicono la società giusta è la società nella quale ciascuno parte con la stessa dotazione. No, ciascuno parte con la stessa. Però dopo può fare una cosa sola, giocarsi. Ma l'unico gioco che c'è, cioè anche di capitalismo, fa tutti così. Naturalmente è ideologia, non stato tutto. Cioè,
Il capitalismo non funziona così, o meglio, funziona così quando si sacrifica. Il suo funzionamento materiale è l'opposto, cioè è tutta storia, cioè tutto nasce da un'accumulazione che è avvenuta. E certo, è un'accumulazione che corre dei rischi. Cioè, è vero che il capitalismo è rischioso, anche per i soggetti vincenti, questo è vero, però non è vero che tutti partono con la stessa situazione di beni, ma se fosse vero, come vogliono gli ingenui liberano, troppo furbi liberano, il problema non si muta in alcun modo, perché è sempre la interpretazione proprietaria della vita, cioè l'interpretazione neutralizzata, semi-neutralizzata della libertà moderna. La quale libertà moderna in realtà è presentissima, non la chiama libertà, ma ci va vicinissimo. L'elemento della sovversione, l'elemento della rivoluzione, l'elemento dell'antagonismo non è un'invenzione nichilista del soggetto, cioè non è che il soggetto si mette a fare un atto e gioca all'atto puro. No, non è questo. Vuol dire leggere le contraddizioni del reale e va bene, cioè vedere che non esiste ciò che invece è il contenuto fondamentale di tutte le ideologie razionalistiche neutralizzanti moderni, cioè gli interessi generali. Tutte. La modernità è perennemente in oscillazione fra l'esplosione selvaggia della libertà e la neutralizzazione della libertà in due modi. Primo modo, proprietà e il singolo. Secondo modo, l'algoritmo che fa stare insieme tutti i singoli, chiamate la democrazia, se volete, l'interesse generale. Sì, va bene, sei libero, sei proprietario, perfetto, però guarda, abbiamo bisogno, ma tu stesso hai bisogno per godere dei frutti della tua industria, come dice il più grande di tutti, cioè Hobbes, per godere dei frutti della tua industria hai bisogno del debito. Sappilo, sine convinto. Due modi per neutralizzare. Capitalismo è stato. Capitalismo è interesse particolare e, però, se siamo bravi, riusciamo a dimostrare che è anche un interesse generale, se siamo degli scozzesi o dei marginalisti. Se non siamo scortesi immaginaristi, diciamo, vabbè, c'è l'interesse particolare, non se ne può fare a meno, è pericoloso, allora ci vuole il Leviatano che ritenga buono. E sei un contrattualista. In ogni caso, sono due neutralizzazioni dell'energia selvaggia di questa epoca priva di ordine, che non conosce l'ordine. E dunque lo cerca a fare. E quindi questo libro è tanto contro il soggetto capitalista mito della libertà del monopolio, quanto contro lo Stato, evidentemente, cioè soggetto collettivo che conosce e riconosce l'interesse generale. Perché? Perché non c'è un interesse generale. Cioè, guardate, questa non l'ha inventata Ruggero, se no, cioè, l'ha inventata Marx nel 43. La questione ebraica, il libricino preziosissimo, è la scoperta del fatto che l'universale è particolare. Lo Stato serve a trasformare, a produrre, a generare una dimensione chiamata l'universale, l'uguaglianza davanti alla legge, grazie alla quale dimensione universale sussiste e si legittima la dimensione chiamata società, nella quale tutti sono diversi tra di loro. L'essere tutti uguali davanti alla legge serve a far sì che tutti si possa essere diversi dentro il mercato. Nessuno accetterebbe di vivere nella giungla, no? E invece si accetta di vivere nella giungla coperta dallo Stato, cioè da qualcuno che ti dice esiste l'interesse. D'accordo, tu lavori tutta la vita sfruttato in una fabbrica o in qualunque altro modo tu venga sfruttato,
però esiste l'ordinamento giuridico, magari non ti scalda molto, ora questo ordinamento giuridico lo chiamiamo nazione, non ti scalda lo stesso, la chiamiamo patria. Esiste un universale di cui tu fai parte, che merita ogni tuo sacrificio. È un sacrificio diverso da quello che tu patisci ogni giorno lavorando per un padrone. È il sacrificio per l'universale. O comunque sia, l'universale giustifica, l'unicità dell'universale giustifica la pluralità dei particolari. Nella società ci sono tante posizioni, ma l'universale è uno solo e lì tutti abbiamo la stessa posizione, siamo tutti uguali davanti alla legge, è sacro dovere del cittadino. Bon, per cui è chiaro che per smontare questo dispositivo devi capire che qui c'è una contraddizione, non c'è un problema, c'è una contraddizione. E allora sei un egelo marxiano, che vuol dire che sei molto sulla buona strada. Cioè capisci che questo mondo funziona solo perché si muove e quello che lo fa muovere è il negativo interno. A ogni posizione. Ogni posizione ha dentro di sé il negativo. Poi c'è il secondo passaggio. Per smontare quel dispositivo, quei dispositivi, abbiamo la posizione che dice non esiste l'universale, non solo perché l'universale è percorso, è messo al mondo e percorso dalla contraddizione, ma perché? Cioè perché ha la contraddizione dentro di sé. Non esiste l'universale perché ogni esperienza, ogni soggetto individuale, collettivo che sia, ogni energia, ogni libertà è immersa nel negativo. Immersa nel, non è che lo porta dentro, è immersa nel, cioè non può non essere. Mentre come pensiero dialettico hai da qualche parte una speranza di aufebum, cioè che a un certo punto ne vieni fuori no, nel calice spumeggiante dello spirito, Hegel, ne vieni fuori nel comunismo, Marx, al comunismo si arriva per una via un po' più accidentata che il calice dello spirito di Hegel, che poi manco ci arrivava se lo sognava, però ci arrivi, cioè il pensiero dialettico ha in sé l'idea di una propulsività progressiva, ce l'ha. Cioè, da un certo punto in poi, pensiero dialettico incrocia il suo grande nemico, cioè il pensiero negativo. Siamo tutti d'accordo, il pensiero razionalistico è il problema. Ma dov'è la soluzione? È la dialettica, allora sei socialista di fatto. O è il pensiero negativo? Il pensiero negativo dà in compagnie molto cattive, molto cattive. Sono 40 anni che stiamo provando ad operare il pensiero negativo in modo che non si finisca con compagnie molto cattive, cioè ad operarlo come sistema ermeneutico, non come disegno di una terra promessa. E quindi, appunto, sulla scia di Tronti c'è questa cosa. Per cui, libertà, quella liberale, no. Quella dialettica vorrebbe dire essere comunisti, ma essere comunisti in senso classico, cioè a un certo punto puoi dire ok, siamo arrivati. E poi c'è invece l'idea che la contraddizione non si chiude mai, te la tieni e passi la tua vita a lottare. Cioè, e allora appunto, allora sei un figlio di Nietzsche. Allora guardate, io penso che Nietzsche sia, a parte alcuni aspetti esteriori, cioè il suo essere figlio del suo tempo, dunque simbolista e quindi con uno stile che a volte può infastidire, penso che
abbia la grandezza di un Cartesio, di un Kant, di un Hegel. Cioè, non potevamo non arrivare a Nietzsche, non potevamo non arrivare. Ci voleva uno che avesse la forza di voltarsi indietro, di voltarsi indietro e di dire va bene, è tutto sbagliato. Senza far ridere, va bene, è tutto sbagliato. Questo è Nietzsche. Una potenza critica inaudita. Poi uno può dire no, ma ha detto la bestia bionda, ha detto questo, ha detto quello. Un filosofo non lo si legge come si legge un verbale di polizia. Invece c'è un'energia spaventosa. Ed è un'energia critica. È l'energia che ci insegna non a criticare questo o quello, ma a criticare l'atto stesso del pensare. Perché pensare è neutralizzare. E allora in Nietzsche c'è questo tentativo folle, nel senso proprio del termine, di pensare senza neutralizzare. Pensare senza neutralizzare la paghità. O finisci nazista, cioè pensi che questo mondo non c'è altro che la violenza spietata del più forte, che non è quello che pensava Nietzsche, o invece provi a pensare una liberazione che non c'è mai e che tuttavia non può non pensare, double bind sostanzialmente. Una liberazione che non puoi non pensare, che non puoi pretendere di ottenere. Da cui dentro Nietzsche ci sta tutto, ma tutto, il pensiero del costruzionista. Che per fortuna non è molto presente in queste pagine, perché un po' mi irrita, ma insomma. Qui appunto si sente che chi ha scritto risale all'origine del pensiero negativo, non sta alla fine, sta all'origine. Non c'è Carl Schmitt, ma è come se ci fosse, quale peraltro detestava Nietzsche, ma per motivi estrinseci, non intrinseci. Dunque, è chiaro che l'idea di libertà è criticata in quanto attributo dell'individuo capitalista, il giro della chiavetta che mette in moto il tuo pazzetto a molla che va in giro. E questo è chiaro. Non c'è la libertà comunista, piuttosto complicato pensare. Come sistema, come ordinamento a sé stante, siamo arrivati, perché prima bisogna fare un certo sforzo, nessuno oggi lo sa fare. C'è quello che piace a me, cioè la critica. Tenere duro sul fatto che stiamo vivendo dentro un'ideologia. Per voi è inattuale, oddio, se usiamo il termine cristiano, sì. Ma è un'attualità super attuale, cioè vuol dire dar fuoco alla narrazione che ci viene propinata. Per cui libertà versus illibertà, democrazia versus autocrazia, cioè, non ci vuole molto. Insomma, non ci vuole molto, però il possesso degli strumenti intellettuali per fare discorsi che iniziano discorsi da bar, non è diffusissimo. Il possesso dell'energia psichica, oltre che intellettuale, per continuare la critica non è diffusissimo. E qui c'è l'idea che la libertà non è individuale. E c'è una proposta trontiana di valutare positivamente ciò che nella modernità viene valutato. Io poi ammiro molto la modernità nel suo momento rivoluzionario. Ciò che nella modernità è valutato come il suo monace, l'autoritas. La modernità è l'idea che l'autorità merita di sprofondare. Di fatto, la modernità è l'idea che non c'è l'autorità. Il paradigma della guerra civile, tanto criticato da Adams,
per forza, è questo, cioè quando il nome di Dio diventa il nome della guerra e non della pace, allora è chiaro che le autorità non ci sono più. L'età moderna è contro, cioè basta leggere il discorso sul metodo, si capisce, basta leggere il Leviatano, si capisce cosa vuol dire. Non c'è. Nessuno si può permettere di augere, perché io sono già cresciuto, sono già maggiore. Non ho proprio bisogno di un terreno sul quale io venga seminato, dal quale io venga fatto fiorire. Proprio no. Faccio da solo. Quando Kant diceva sapere altre, Kant sapeva le cose. Questo dice, l'illuminismo è uscita dallo stato di colpevole minorità. Ti comporti come un minorenne perché è colpa tua. La modernità è questa cosa. E ha in sé qualche cosa di grande a cui io non rinuncerò mai. Poi, come adoperi questa rottura, allora chiaro che la puoi adoperare in modi molto diversi, sviluppando sostanzialmente la pulsione d'ordine che c'è dentro il riconoscimento del Dio. E allora è chiaro che un atteggiamento di rovesciamento della libertà emerge l'idea che la libertà c'è quando c'è autoritas, ma non nel senso contro cui la modernità si rivolse, cioè nel senso dell'autorità paterna che si impone sui figlioli, no? Di cui l'ultimo esemplare è il padre. L'ultima forma esistente al mondo di autoritas in senso proprio, storico, è quella del pontefice, che lo sa, l'adopera consapevolmente, mi dice tanto prima o poi te lo dico, dovete passare. Adesso voi errate pecorelle in giro per il mondo, prima o poi te lo dico passare. E comunque la verità ce l'ho. Ve la do a voi, quasi gratis, però ce l'ho. Ve ne faccio dono, però ce l'ho. E l'ultimo, Perché il capitalismo non è il capitalismo è potere, è un'altra cosa, cioè ti faccio lavorare, ti comando, ti plasmo, ti costruisco, ti faccio giocare a monopoli, solo a monopoli. Tu volevi giocare a squadrone scientifico? No, giochi solo a monopoli. Quello è potere, e l'autorità si. L'autoritas a cui si rivolge questo libro è l'autoritas collettiva di soggetti che non perdono tempo a giocare a mano, che hanno smesso di pensare a se stessi come a dei liberi di scegliere, ma è sostanzialmente, nel panda del capito, è l'autorità che è la azione collettiva. È lo spirito libero, però, che è azione collettiva. Ed ecco che ci siamo riavvicinati a un concetto di un pensatore a me non carissimo, ma insomma di peso, certamente, cioè Eva, Heidegger, Anna Arendt, che anche se ha cercato tutte le vite di infanzia una cosa, è dentro il pensiero negativo, e lo riempie, quel negativo, invece di lasciarsi andare alla vertigine con il suo maestro, che poi finisce in niente, Barretto, dice, beh, lo riempiamo di azione collettiva. Ecco, questa è l'autoritas. Tradotto. Rivoluzione senza stabilizzazione. Rivoluzione senza costituzione. Voi capite, è impossibile. E tuttavia un pensiero conseguente, dopo che si è bruciato il comunismo, non parliamo dei fascisti, dopo che si è bruciato il comunismo, dopo che il capitalismo è finito senza finire mai, come sta finendo senza finire, è chiaro che
delle proposte positive non ne fa. È chiaro che un pensiero conseguente che non si preoccupa di tradursi immediatamente, il pensiero conseguente tira le somme e dice no, voglio testimoniare la positività del negativo, l'attività, l'energia del negativo. Voglio testimoniare il superamento, la miseria della libertà individuale e la ricchezza della libertà politica. Dunque, sono divertito. E non voglio neanche... È chiaro che qui c'è tutta una serie di polemiche contro tutti i partiti della sinistra, socialdemocratici, cioè tutti quelli che parlano di interesse generale. Non esiste l'interesse generale. Ci sarà sempre l'interesse di qualcuno contro l'interesse di qualcun altro. O cambi gioco, cioè esci dal gioco dell'interesse. Se stai dentro l'interesse, non c'è l'interesse. Ovvero un pensiero libero è divisivo, non è unifica. Bene. Non si fa politica con queste cose. Però ci si difende dalla politica altrui, che non è buono. Non si fa neanche molto bene. Bisogna stare attenti perché sennò ti dicono che sei inversivo, però hai la soddisfazione di aver pensato che di questi tempi non è poco. Vi ringrazio per l'attenzione.